fare, perché tu pretendi che tuo padre sia tuo padre e non accetti che sia così. E poi ci sono dei momenti in cui ritorna, allora ti illudi, ah, è lui, per poi rivivere il dolore 2 secondi dopo che va via di nuovo. E allora in quel momento non ce la fai a capire se c'è un altro modo di vivere l'Alzheimer. Ti devi fidare per forza. Io pensavo di essere stata sfortunata io. L'unica mia grande fortuna è stata poi a un certo punto, purtroppo nella fase quasi terminale della malattia, incontrare il dottor Pucci, che è qui presente, che io ormai considero uno della mia famiglia, perché dico sempre che quando si è in carcere, in sala operatoria, in mezzo a una nave che sta naufragando, in una condizione di pericolo, anche un estraneo, se ti porge una mano, ti diventa fratello. L'unica mano mi è stata data da questa persona, che poi per me è diventata una persona cara e che ringrazio sempre ogni volta. Il resto è stato il nulla, però pensavo di essere stata sfortunata io. Quando mio padre se n'è andato, e vi risparmio come se n'è andato, vi dico solo che ha fatto 6 giorni di agonia, io stavo lì con lui e gli tenevo la mano e gli ho fatto una promessa affinché tutto il suo dolore, tutto il nostro dolore non fosse disperso, non fosse stato vissuto in vano. Allora sarebbe stata proprio la beffa. Gli ho promesso che avrei fatto qualsiasi cosa, possibile e impossibile, perché nessuno più dovesse vivere quello che aveva vissuto lui e la nostra famiglia. Ed è per questo che è nata questa associazione. E da lì abbiamo cominciato a girare, a parlare, a incontrare persone. E la storia era sempre la stessa. Cambiavano i comuni, cambiavano le province, cambiavano i nomi delle persone, ma il copione era identico. Il nulla, il senso di abbandono totale. A quel punto io mi sono detta che doveva esserci un altro modo di vivere l'Alzheimer. Non era possibile, mi rifiutavo che venisse tolta la dignità a una persona fino a quel punto e di conseguenza alla sua famiglia. E allora che ho fatto? Ho preso e sono andata in internet a cercare, a vedere se c'erano altri modelli, altri modi di affrontare questa malattia. E comunque, qualora non ci fossero stati, me li sarei inventati, l'avrei cercati, avrei provato. Perché non mi rassegno? Perché non è possibile che una persona faccia quella vita? Perché non è vita? E non parlo dei familiari, parlo proprio della persona. E allora ho visto altre realtà. Ho visto Bologna, ho visto Monza, ho visto Pordenone, ho visto Treviso, la stessa Fano, sono andata con l'assessore Mezzolani e con l'assessore Mezzolani siamo andati anche a Treviso e ci si è aperto un mondo. Allora, la malattia dell'Alzheimer è una malattia brutta e su questo non ci piove, ma non è così brutta come l'abbiamo vissuta noi, come tanti di voi ancora la stanno vivendo. Perché? Perché c'è un'altra strada. E non è un sogno. Una persona una volta mi ha detto che io sogno troppo, quasi avessi un delirio. E io ho detto sì, questo poteva essere vero se io avessi fatto un'idea su come era possibile vivere l'Alzheimer. Però non avessi visto, sperimentata questa cosa. Ma io l'ho vista. Io l'ho vista con i miei occhi, l'ha vista anche l'assessore. Parlo di Treviso, ma ci sono altri posti. Adesso ripeto, ritorno dagli Stati Uniti e ho visto 2 residenze per Alzheimer, 2, che erano in piccola copia a quello che succede a Treviso. Cioè, l'uomo è messo al centro. Viene restituita la dignità. E quando dicono che non ha più capacità cognitivo-relazionale, io mi arrabbio. Hanno una diversa capacità cognitiva relazionale. Siamo noi, nella cartellina troverete una nota, è titolata "Siamo noi gli incapaci". A noi ci sembra che l'unico modo di comunicare sia la parola. E il nostro modo di comunicare è quello giusto. Noi
non tentiamo neanche di aprire un varco con loro, perché sono diversi. Sono diversi. La diversità fa paura. Mettiamoci a nostra discolpa che abbiamo tanta ignoranza, nessuno ci ha mai informato. Ma io ho visto dei posti, ripeto, dove, specialmente nei primi stadi della malattia, io non distinguevo l'operatore dal malato. Io non lo distinguevo. E ho visto i malati terminali a Treviso, quando l'amico Pavan, che ringrazio perché ci supporta e ci appoggia sempre in questa avventura, ed è venuto da Treviso apposta, quando io ho visto i malati terminali, stavo con l'assessore Mezzolani, io mi sono, cioè non ce l'ho fatta a non piangere, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. E Giorgio, il dottor Pavan, mi ha detto: che succede, Emanuela? E scusate se adesso nel dirlo io non mi commuovo facilmente, però in questo momento mi si spezza proprio la voce al ricordo. Ho detto: avrei voluto dare a mio padre questa morte. Avrei voluto accompagnarlo come meritava. Cosa che non ho potuto fare. Allora io mi domando, perché se io vado nelle case qui, nella nostra provincia, nella nostra regione, nelle case degli Alzheimer, io vedo due tipologie di malati. O il malato che sembra precomatoso, cioè sta su una poltrona, o il malato che è schizzato. C'è un malato che abbiamo visitato sempre con l'assessore e ormai è coinvolto in tutte le mie pazzie, e 10 minuti che siamo stati lì avrà rovesciato 40 sedie. La moglie, sono 5 anni che non può ricevere figli e nipoti, sono 5 anni che non può accendere la televisione. Che se ne dica che la televisione è meglio non vederla, un conto è scegliere di non vederla, un conto è l'imposizione di non vederla. Sono 5 anni, già 72 anni, che fa la doccia a mezzanotte sperando che il marito non si alzi perché ha anche disturbi del sonno. Sono 5 anni che quando lo cambia, perché lui ancora ha l'attività motoria, però ovviamente non controlla più niente, quindi ha il pannolone, quando lo cambia, bene, che le vada a prendere le botte. Allora, questa è la tipologia di malato e di familiari che io incontro nella nostra zona. Poi vado a Bologna, vado a Treviso, vado a Pordenone, vado a... anche la stessa Fano, e io vedo dei malati che, ripeto, soprattutto nella prima fase della malattia, sono normali, io non li distingo, e vedo dei familiari sereni, restituiti alla vita civile e sociale. Allora mi domando, se c'è una soluzione, se è già concreta, perché a Treviso è dal 2005, mi sembra, Giorgio, ok, a Monza è addirittura dal, aiutatemi Giorgia, 99, 2000? Ah. Bologna addirittura prima. Io mi domando e chiedo, perché a 3 ore di macchina cambia tutto? Perché? E io devo sentirmi seguitare, ma non per me, perché io posso stare ascoltando anche tutto il giorno, non è un problema. Anche ieri sera mi ha chiamato una persona appena tornata dagli Stati Uniti, una signora di Cingoli, alle 9 di sera, disperata, ha detto, è la moglie di un medico condotto che ha l'Alzheimer. Ha detto: non mi poteva capitare una disgrazia del genere, Presidente. Io non mi ammazzo perché credo in Dio. E io penso a Treviso, e io penso a Bologna, 3 ore di macchina. Ma perché? Perché? Impazzisco, non riesco a trovare una spiegazione. Non riesco a trovare una spiegazione. Fra l'altro mi sono anche documentata, affrontando l'Alzheimer in modo strutturale, coordinato, c'è pure un risparmio economico. Perché? Perché si evitano tutti i ricoveri impropri, perché si riducono l'uso dei farmaci. Devo si evitare? Perché si evitano i sussidi, perché poi alla fine è vero che i comuni non hanno i soldi, ma quando la gente è disperata, perché l'Alzheimer costa, l'Alzheimer costa. Un'indagine fatta nel 2007 dalla Sapienza, non l'ho fatta io, il 2007, adesso sarà anche peggio con la crisi, dice che il malato d'Alzheimer costa una famiglia 45.000 euro all'anno, di cui l'80% a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il 20% a carico della famiglia, ma spesso la famiglia non lo sa di questo 20%, perché non è informato.
Oppure le pratiche burocratiche sono talmente cavillose che non lo fa. Finisce a essere per 100% a carico della famiglia. Quindi, oltre al dolore, oltre al danno, oltre a tutta la famiglia che è stravolta a livello psicologico, affettivo, c'è anche il discorso economico. Noi non eravamo ricchi, però mio padre aveva qualche risparmio. Abbiamo dovuto mettere due badanti. Io mi sono battuta come una iena per non metterlo su un istituto. Anche perché, ricordiamolo, da noi non ci sono istituti per l'Alzheimer. Ci sono casi di riposo. A volte te li prende, ma se sono lettizzati, perché ovviamente non c'hanno il personale per assisterlo. Sapete quanto è l'aspettativa media di un malato di Alzheimer su una casa di riposo? Dai, dite, per favore, fate una stima. Eh? 6 mesi. Ho detto di media, ripeto. Non ho detto che tutti vivono 6 mesi. Anche mia madre già un'ischemia elettrizzata, avevano detto che 2 mesi sarebbe morta. Sono 5 anni, grazie a Dio, spero che altri 20 anni viva così. Ho detto di media. Non c'è una matematica. Ho detto di media. Comunque non ci sono casi di riposo specifiche per Alzheimer, ci sono ottime case di riposo. Lo visitate, li visito, ma non sono specifiche per Alzheimer. Anche perché, sapete una cosa, io mi sono resa conto di questo, nella mia grande ignoranza, però ho capito una cosa, nella malattia di mio padre, che comunque la via del cuore paga, non basta, ma la via del cuore paga. Mettere un malato di Alzheimer che già vive una paura profonda, una perdita enorme di tutto ciò che è il conforto e la sicurezza, non è un caso che, mi dicono tutti, lo diceva mio padre, ma mi dicono anche altri malati che lo fanno, nelle prime fasi la malattia dice voglio tornare a casa, pur stando a casa. Non ci vuole essere Freud per capire cosa vuol dire. Allora lo prendiamo e lo mettiamo su una casa di riposo. Voi pensate che a livello affettivo, a livello psicologico, già è disorientato dalla malattia, perché lo sappiamo che la malattia annulla la memoria, annulla tutto ciò che è l'identità della persona. Lo mettiamo in una casa di riposo, fuori da ogni sua rassicurante abitudine e affetto, perché per quanto ti possa voler bene un operatore, per quanto ti possa voler bene una struttura, non è specifica per l'Alzheimer, quindi non ti può dare questa.